No, la macchina è vera, ciò che moralmente tocca, ciò che fa male prima che alla salute, all'anima, è l'assoluta assenza delle istituzioni rispetto a una lesione di diritti come quella che noi stiamo subendo da parte del governatore De Luca e delle istituzioni della Repubblica Italiana. Non è accettabile, non è comprensibile che persone che abbiano fatto una selezione pubblica nazionale abbiano concorso a un bando fatto da un ente pubblico nazionale, sebbene strumentale, di un ministero di questa Repubblica, debbano ancora oggi essere qui a scioperare, no, per vedere riconosciuto un semplice. La situazione, diciamo, per quanto riguarda il nostro stato di salute è tutto sommato buona, anche se ieri uno dei nostri compagni ha causato un leggero malessere. Io personalmente sto bene, però non stiamo bene dal punto di vista psicologico, come non lo siamo insomma da 40 giorni, perché il signore qui della regione Campania, che siede sullo scranno più alto, persiste nel suo atteggiamento assurdo di non fare quello che è tenuto a fare, che è firmare la convenzione famosa che ci permetterebbe di cominciare a lavorare e di interrompere quindi tutte le nostre proteste che sono finalizzate a questa cosa. E adesso insomma la situazione è un po' cambiata perché c'è stato l'accordo nazionale tra Movimento 5 Stelle e PD e speriamo che questo possa influire positivamente sulla nostra situazione. Poi se non dovesse essere così, noi comunque non siamo disposti a mollare, perché quello che abbiamo fatto è stato vincere un concorso, una selezione pubblica pienamente legittima, in totale trasparenza, quindi siamo determinati ad avere quello che ci è giusto dare, insomma.